Ben ritrovati dallo staff di meteoincalabria.it. Continua l'infiltrazione di aria fredda in quota sull'intero sud Italia, che scorre sul bordo orientale di un ficcante promontorio di alta pressione di origine subtropicale che si innalza sin verso la Gran Bretagna. Tale aria fredda in alta quota instabilizza l'aria, provocando frequenti episodi temporaleschi, soprattutto nella giornata di giovedì sul nord della Calabria, mentre per venerdì si prevede un'attenuazione dei fenomeni. Vediamo quindi in dettaglio quali sono le previsioni sulla Calabria per le prossime 48 ore. Oggi tempo ovunque variabile, con annuvolamenti più consistenti dalla tarda mattinata su Cosentino e Crotonese. In particolare le precipitazioni, sotto forma di rovescio e temporale, saranno maggiormente abbondanti su Crotonese, Aria del Pollino e Alto Ionio Cosentino. In ogni caso, piogge sparse sono previste su Cosentino Interno e Area Urbana Catanzarese. Previsti inoltre isolati piovaschi su Serre Vibonesi. Temperature stazionarie con un leggero aumento dei valori minimi nelle zone interne, così come si registrerà una leggera diminuzione dei valori massimi sul Cosentino. Venerdì cieli inizialmente sereni o poco nuvolosi. A partire dalla tarda mattinata sviluppo di nubi cumuliformi con possibili veloci ed isolati piovaschi sul Cosentino Interno, Alto Crotonese e Area Urbana Catanzarese. Altrove i cieli continueranno a mantenersi poco nuvolosi con, al più, annuvolamenti cumuliformi sulle zone montuose. Temperature stazionarie. Analizziamo adesso come di consueto lo stato di mare e venti. Oggi mari poco mossi ovunque, con venti dai quadranti occidentali deboli sul Tirreno, da nord deboli a tratti moderati sullo Ionio Cosentino e Crotonese, da sud-ovest deboli su Basso Ionio. Venerdì mar Tirreno mosso dal primo pomeriggio, grazie a venti in intensificazione fino a diventare moderati da nord-ovest. Bacini ionici cosentini e crotonesi mossi, con ventilazione da nord moderata. Infine, Basso Ionio, poco mosso, con venti di direzione variabile. Per ulteriori approfondimenti e per monitorare in tempo reale l'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando, come di consueto, al nostro sito internet www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria, su cui vi invito ad apporre il vostro mi piace. Bene, la puntata di oggi termina qui, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento.